Ciao a tutti ragazzi e bentornati su StarCraft Wings of Liberty parte 4. Oh. Vediamo un po'. Questo è vero. Ora portaci via di qui. A tutte le batterie. Concentrare la potenza di fuoco. Attivare i propulsori 2 e 6. A mio segnale, prepararsi per il salto dimensionale. Adesso. Porca miseria. Ma che diavolo succede? Gli Zerg non si vedevano da anni. Perché hanno attaccato Marsara proprio ora? Non è soltanto Marsara. Guardate un po' qui. Una scia di distruzione in tutti i pianeti della fascia sovietica consistente. Le vittime sono miliardi. Qualche minuto fa gli Zerg hanno attaccato un laboratorio militare di... Santa madre misericordiosa. Conferma che a capo della Sharn c'è effettivamente la regina delle lame. Sapevamo che sarebbe tornata, ma che sta cercando? È venuta a finire il lavoro. Oh, oh, porca miseria. Ok, vediamo un po'. Se posso magari calare un pochino la grafica. Non possiamo sapere con che cosa ci attaccheranno gli Zerg stavolta. Signore, dobbiamo assicurarci che armi e munizioni siano adeguate. Va bene, parlerò con Swan in Arberia. Se lo conosco bene, ha già preparato dei potenziamenti. Scusi se glielo chiedo, signore, ma... che cosa ci fa quel galeotto ancora sul mio ponte? Tranquillo, Nate. Tychus è uno dei miei più vecchi amici. Mi ha tirato fuori da un brutto casino qualche anno fa. Glielo devo. Beh, il suo amico ha una fedina penale lunga quanto... La mia? Credimi, se Tychus Findlay mi avesse voluto morto, lo sarei già. Intesi, signore. Allora, un attimo solo ragazzi, provo a calare leggermente la grafica a questo punto, visto che ho difficoltà. Facciamo alta e bassa, dai. Cioè, di essere la mia scheda grafica non sta nemmeno proprio arrancando. Il problema è Fraps che uccide completamente gli FPS, un bel po' di cose. Allora. Spero efficace per abitare spesso per controllare. Questo è il ponte delle pene, la nave ammiraglia di Raynor. Pastellare. Archivio per ripetere. Ok. Archivio missioni. Armeria, ecco l'armeria. Vediamo un po' cosa c'è da vedere. Ehi, sembra un nano di Warcraft questo tizio. È tornato il nostro glorioso leader. Ehi là, che c'è di nuovo, cowboy? Che notizie hai per me, Swan? Le solite. Stiamo consolidando le nostre forze. Stai potenziando truppe e mezzi, eh? Già, puoi aggiungere potenziamenti alle tecnologie proprie da questa console. Ma creare un'armata non costa poco, specie per dei ricercati. Stavolta hai portato dei crediti, vero? Senti, lo so che ultimamente siamo stati a corto di soldi. Ma l'artefatto che abbiamo recuperato su Marsara metterà a posto le cose. Fratello, questa l'ho già sentita. Questa volta è diverso. Anche questa l'ho già sentita. E allora, Swan. Potenziare quello che abbiamo va bene, ma quando vedremo qualcosa di nuovo? Abbiamo un sacco di buchi nell'inventario. A volte accettiamo lavori che prevedono nuove attrezzature. In quel caso ottengo tutti i progetti per poterle replicare. Per tutta l'altra roba invece dobbiamo elemosinarli, chiederli in prestito o addirittura rubarli. Chiaro.
La console consente di acquistare potenziamenti per le tue unità. Clicca su console, ok. Ma possiamo briefing della missione attualmente disponibile, ok. Console, vediamo un po' cosa ci dà questa bunker. Acceleratore di proiettili. Aumenta il numero dei posti nel bunker. I medici non hanno più bisogno dell'ampliamento modulo tecnologico. Immediato. Cioè, dice, subisce 10 danni e spara. Cioè, onestamente, se posso risparmiare sul modulo tecnologico, cioè posso crearli direttamente e usare direttamente il coso che me ne fa. Sì, scusate, costruire due. Ok, andiamo così. Vediamo un po' se posso fare qualcosa, sì. Aumenta di uno la gittata. Sì, può essere mio utile. Molto bene. Basta, devo iniziare a far finta di lavorare. Sì, andiamo al ponte allora. Quanto è brutta la situazione, Matt. I Zerg stanno attaccando in tutto il settore, signore. Mengsk ha ritirato la flotta per proteggere i pianeti centrali del dominio, abbandonando quelli periferici al loro destino. È un incubo. Non c'è modo di fermare un'invasione aliena del genere con una sola nave da guerra e un manipolo di volontari. Ah, meglio rimanerne fuori, socio. Possiamo guadagnare una fortuna lavorando per la Mebius finché questa faccenda non si sgonfia. Non ci arrivi, Galeotto. Qui non si sgonfia niente. Gli Zerg non si fermeranno finché non saremo tutti morti. Tranquillo, Matt. Non ce la perderemo questa, anche se non siamo esattamente al massimo della forma. Facciamo un po' di grana e ci rimettiamo in forza per fare la differenza al momento opportuno. Jimmy, questa nave è uno sballo. Come hai fatto ad avere un palazzo volante del genere? Ai vecchi tempi l'Hyperion era l'ammiraglia di Mengsk. Io e Matt l'abbiamo presa in prestito quando abbiamo deciso di abbandonarlo. La vecchia signora ne ha visti di momenti difficili. A proposito di momenti difficili, Tychus, perché continui a indossare quella tuta sul mio ponte? Già, che c'è? Ti si è inceppata la cerniera? Va bene. Ho avuto bisogno di un aiutino quando sono evaso. Diciamo che aveva un prezzo. Devo restare in questa tuta finché non avrò ripagato tutti i debiti. E chi è il creditore? Chi ti ha tirato fuori? I ragazzi della Mebius, ovviamente. Non li ho mica conosciuti in un museo, sai? Farebbero di tutto per avere quegli artefatti. Sarà meglio che i tuoi debiti non ci siano d'intralcio, Tychus. Coprire i tuoi traffici non fa parte dell'accordo. Archivio missioni. Obiettivo bonus, ma cade in breve precedenza. Vabbè, comunque andiamo avanti, magari. Quali sono le condizioni generali, Matt? Abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso dal pianeta Agria. Una colonia è stata attaccata dagli Zerg. Il suo amico Tychus ha organizzato una missione per recuperare un altro artefatto su Monlith, un pianeta tempio Protoss. Beh, onestamente per la mia indole andrò ad aiutare quei poveretti. A qualunque astronave in ascolto, gli Zerg stanno invadendo Agria. Il dominio ci ha abbandonati qui. Siamo solo una piccola colonia agricola. Dobbiamo andarcene prima di essere annientati. Se ricevete questo messaggio, aiutateci, vi prego. Molto bene. Andiamo ad aiutare questi tipi. E quanto pare sblocchiamo il piromane. Trasmissione in arrivo. Comandante, grazie infinite per aver risposto alla nostra richiesta di soccorso. Sono la dottoressa Ariel Hanson e rappresento il popolo della colonia di Agria. Piacere di conoscerla, Doc. Può chiamarmi Jim. Qual è la situazione? Gli Zerg hanno sopraffatto le nostre difese planetarie. La colonia è perduta. Nelle ultime 12 ore abbiamo evacuato la gente verso lo spazioporto più vicino. Ma gli attacchi degli Zerg si sono intensificati e ora non riusciamo più a far passare nessuno. Se poteste sorvegliare la strada, saremmo in grado di mandare gli ultimi gruppi a intervalli di qualche minuto. Non c'è problema, Doc. Faremo arrivare la sua gente sana e salva allo spazioporto. Spero che abbia ragione, comandante. Gli Zerg sono ancora più orribili di quanto immaginassi. Porca miseria, ma quanti ce n'è? Molto bene, vediamo un po' cosa abbiamo a che fare, con cosa abbiamo a che fare. Missione attuale, l'evacuazione. A questo punto comincio a pensare che non ci siano solamente tipo 10 missioni e basta. Forse ce n'è anche di più. Non saprei, vediamo un po'.
Certo va meglio. Due piromani e due medici. Wow. Pronto a far fuoco. È grave? Sì. Ha chiamato. Ho recuperato dei piromani, cowboy. I loro lanciafiamme arrostiranno gli zerg per benino. È l'ora della... Fornire dettagli dell'emergenza. I nostri alleati sono sotto attacco. Agli ordini. Guarda andata. Un'epidemia coi fiocchi. Nessun problema. Fornire dettagli dell'emergenza medica. Rilassi. Ok. Stavo per fare una cazzata assurda. Deve essere un'emergenza. Ci sono dei... Non so. Ok. Un'ora di vittoria. Sì, l'odore della vittoria è interessante. Ok. Cos'è che fa male? Rifornito e pronto. Ce ne saranno altri? Boh, non ne vedo di essere. Beh, magari dopo mando qualche esploratore. Grazie al cielo siete qui. Vi darò il controllo degli edifici principali, in modo da aiutarci a evacuare la colonia. Quindi con la S faccio... Pronto ad arrostire. Però non ho i controlli di queste unità, a quanto pare. Scorta i coloni fino alle navi. Ok. Nope. Qui. Quindi, com'è la situazione? Non ho un granché. Ok, quindi devo settare un po' la base. E questo cos'è? Modulo tecnologico, quindi porca la miseria. Devo costruire necessariamente. Dobbiamo scortare i convogli fino allo spazioporto principale. Solo così avranno una possibilità di fuga dal pianeta. Beh, sì, immagino proprio di sì, però come facciamo? Il primo convoglio partirà presto dall'Arcs Crossing. Onestamente vorrei avere l'unità già pronta. Oh no, è già qui. Via. Pronto a far fuoco. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ha chiamato? Sta caricando, quindi. Ho già. Oh no, devo costruire subito dei depositi. E qua c'è altro gas. Buona sapersi. Quindi cambiamo giacimento. In 30 secondi questo qua dovrebbe finire. Questo quanto ci mette? 17. Quindi così ho anche un'idea dei tempi. Spero che ne valga la pena. Ok, gruppo 1 marini, gruppo 2 lancia fiamme. I piromani, non mi viene facile chiamarli piromani per qualche motivo. Andiamo così. ZW. Ok, questa è completa, molto bene. Altri marini. Non fermatevi per nessuna ragione, filiamocela. Ha intenzione. Ok. Ha intenzione di darmi ordini. Andiamo. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ok, muoviamoci insieme alla cosa qui. Ok. Ti stavo aspettando. Hai bisogno di me. Andiamo. Ok, proseguiamo. Questa qua sarà una missione interessante. Qualcuno ha avuto la buona idea di costruire dei bunker per difendere le strade. Ma perché sono vuoti? L'esercito del Dominio li ha abbandonati quando è iniziato l'attacco degli Zerg. Non gliene ha importato niente della colonia. Mi dispiace, Doc. Almeno questi bunker sono in un buon punto. Vedrò se possiamo utilizzarli. Ah, perfetto. Beh, come ricordavo, da StarCraft 1 posso inserire i piromani all'interno dei bunker. Quindi, se posso permettermi di lasciarli qui. Fornire dettagli dell'emergenza medica. Chi è che vuole prendere? Vediamo un po' com'è la situazione. Ok, qui i lavoratori al gas sono tutti. Quindi, ora ho bisogno di variati depositi. Ehi. Capito. Un attimo, per favore. Dov'è che fa male? Fuoco e fia.
armato e pronto. Okay. Ho capito. Chi è che vuole? Pronto. Ti stavo aspettando. Rifornito e pronto. È grave? No. Nessun problema. No, guardare il bunker. No, deve bunker. Deve essere un'emergenza. Grande. Ok. Continuo a costruire qui altre cose. Crisalide. Crisalide garantisce punti di ricerca. Utilizzabile per sbloccare unità e potenziamenti avanzati al laboratorio. Avvicina l'unità di terra alla crisalide per raccoglierla. Oh, oh, fantastico. Ma che succede lì? Ok. Allora tu appena finisci. Allora avrei bisogno di un altro SCB per lavorare, quindi. Ok, scusate ragazzi, sono stato un po' zitto, però sto cercando di capire cosa devo fare. Dopodiché potrò continuare a parlare. Per la miseria, ho distrutto quel bunker. Va bene. Recupera del DNA, risale. Ok. Costruisco. Socio, la strada per lo spazioporto è lunga. Come faremo a sorvegliarla tutta? Possiamo usare una forza mobile per pattugliarla oppure costruire altri bunker per contrastare gli attacchi. Entrambe le soluzioni dovrebbero funzionare. Direi proprio che costruire qualche bunker in giro non sarebbe male. Ok. Ti stavo aspettando. È probabile. Cioè, costruire qualche caserma magari più vicina ai punti X, tipo questi punti, non sarebbe poi così male. Devo mandare ora un SCP da quelle parti. Sicuro, in marcia. Da queste parti. Anche perché non ci sono cose. Comandante, il convoglio successivo è quasi pronto a partire. Avverte i suoi uomini. Ah, per favore, un attimo. È grave? Ti stavo aspettando. Ah. Affermativo. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Beh, onestamente me lo aspettavo. E cosa fatto? Affare fatto. Ok, quindi. Fornire dettagli? Ha chiamato? Vediamo, faccio una cosa. Metto facciamo tutto in un gruppo. Bene, ragazzi. Allora, questo. Sto andando di qua. Così da questa caserma posso, diciamo, rifornire questo bunker. E qui costruirò l'altro coso. Allora. Allora, come minimo li devo far arrivare qui. Tutti quanti marine, per favore. Ok, vediamo, devo trovare altre cristallidi, vediamo. Allo spazioporto, è in fretta! No, c'è già, questi sono pronti. Oh. Garantito. Ok, no? Un attimo solo. Ah, perfetto, già stanno uscendo fuori i marine da lì. Dovrebbero bastare. Sarà fatto. Bisogno di me? Ti stavo aspettando. Mi stanno cucinando per bene. Eh? No, accidenti, non era qui. L'ultima risalita. Spero. Vabbè, vorrà dire che raggiungerò il gruppo qui. Eccoli che arrivano. Però dovrebbe funzionare. Eccolo. Ok. Poi. Mi hai spaventato. La costruiamo qui. Facciamo le cose per bene. La base è sotto attacco. Che cacchio, avanti ce n'è. Armato. Stavo aspettando. Ecco il dottore. È grave? Ok. Perché no? È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. No? Ha chiamato? Ha intenzione di darmi un. Ma che cavolo? Please. Ordini ricevuti. Ah, tu. Che succede? Perché non hai costruito sta caserma ancora? I nostri. Il convoglio è in pericolo! Fuoco, ragazzi! La base è sotto attacco. Ah, ma vaffanculo! Quello non ne vuole sapere, eh? Mi hai spaventato! Facciamo no. Le cose per bene, ragazzi! Il bunker! No, non lo pare, no.
Au. Ok, visto che non ne vuoi sapere. Oh, porca miseria. Stanno attaccando. Uff, per un pelo. E cosa fatta? Quanti ce n'è? Muori, muori, muori. Ok. Easy. Perché se ci fate qui c'è? Facciamo le cose per bene, ragazzi. Molto bene. Allora, ho un sacco di risorse, quindi allora, mando un altro tipo da queste parti. Perché diciamo che qui ora farò arrivare i vari rinforzi dalle caserme. Molto facilmente. E poi dopodiché. Ah già, l'officina bellica. Ah. Senti queste missioni. Okay. C'è anche qualche altro SCB qui. Ok, gruppo 7, faccio la caserma di qua. Mi sa che ne costruirò un'altra ancora. Tipo qui. Sì, il gruppo 7 avrò tranquillamente la caserma che riguarda questa zona. Quest'altra pure. Magari il gruppo 5 la dovrei mettere. Quest'altra, sì, che sono tutte quante qui. E nel gruppo 7 metterò queste caserme. Ora per favore costruitemi un bunker e tu che ci fai qua? Bene. Ok, quindi qui metto il gruppo 2. Comandante, un altro convoglio partirà presto. Molto bene. Ha intenzione di darmi ordini. Ciao. Spero che ne valga la pena. Ci senti a me quando confondo sempre i gruppi. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Allora. Metto qui e due marini qui dentro. E qui voglio mettere una torretta, non lo so perché. Via, via, via. Voglio essere sicuro. Chi è che vuole prenderle? Eppure qui. Ok, dopodiché voglio. Sono necessari. Oh, accendi, non mi ero accorto dei depositi. Vabbè, costruisci anche qui, non mi interessa. Reattore. L'officina bellica è stata completata, quindi voglio fare i potenziamenti subito. Poi ho troppe risorse, quindi cominciamo a usarle. Non partite senza di noi! Beh, pare così. Cattive notizie? Vado. Va bene. Ci facciamo siamo. Le cose. Ha intenzione di darmi un. Ti stavo aspettando. Armato e pronto. Ok, ok. Pronto all'azione. Vediamo. Minerali insufficienti. Cacchio, quanto ne ho usato? Spero che ne valga la pena. Li ho usati bene a quanto pare. Sì. Ottimo. Sono soddisfatto. Ampliamento completato. Ok. C'è bisogno di me. Chi è che vuole? Sicuro. Ci serve una mano qui. No, non lo so fino a che punto onestamente. Onestamente credo che voi stiate molto bene. Facciamo quindi le cose per bene, il gruppo 1 solitamente sarà quello mobile. Il gruppo 2 è quello che controlla questo lato delle operazioni. E magari li farò incontrare con loro. Perché i coloni sono sotto attacco. Dobbiamo salvarli. Facciamo le cose per bene. Che arrivano anche da qui, mi sa. Sì. Vanno dritto per l'obiettivo. Quindi, essendo che qui non sono poi così tanto amichevoli in questo punto esatto, devo costruire un bunker per fargli perdere un po' di tempo e non farli mandare subito sulle unità interessate. Oh shit. No, porca miseria, quel bunker non ha resistito. No. Ok, i nostri SCB sono sotto attacco. Oh shit.
Cattive notizie. Ah, ti interrompi sta costruzione. Guarda, ti stavo aspettando. Non sapevo che ci sarebbero state le valigie da qualche parte. Ma non me l'aspettavo così. Ok, armato, gruppo 2 può tornare alla sua postazione. Gruppo 1 tornare all'altra sua postazione. Tu ripara qui. Ok, diciamo che ho abbastanza risorse di nuovo per riprendere a costruire. Potenziamento completato. Molto bene, perché ne ha costruito solo lui? Ah, giusto. Vabbè, allora niente cose per te. Lasciamo perdere. Spero. Invece per te lo faccio. Facciamo le cose per anche bene. Per te vale lo stesso. Ah, ok. Ah, di essere sono molto più veloci di quelle di StarCraft 1 ad usarsi. Signore, un organismo Zerg sta entrando nell'atmosfera superiore. Non posso darle le coordinate esatte, ma si dirige verso di voi. Eh beh. Ti stavo aspettando. Beh, quando mai non è così, onestamente. Ok. Devo mandare un bel po' di unità qui. Vorrei cercare quest'ultima crisalide, ma dove sarà mai? Ancora ho qualche difficoltà con il mio setup qui. Chi è che vuole prenderle? Accidenti, vi sbrigate. È come se fosse un'altra missione di difesa, ragazzi. Quindi ci saranno svariati tagli per evitare di rendere l'episodio super mega lungo e noioso. È un altro convoglio pronto per essere scortato, comandante. Okay. Pronto? Che succede? Aspetta, ti stavo aspettando. Mm? Via, via. Sicuro, in marcia. Bene. Ordini ricevuti. Il gruppo 2 è messo bene. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Il gruppo invece 1 è messo un po' peggio. Va bene. Tempo che finisce questa caserma e poi prova a girarla da questo lato. Non ci sono altre cose. Oh, scusate un attimo. Sono 10 lavoratori che stanno andando alla grande. Ehi, ma per... Ah, ok, è che ho costruito qui. Ma perché ho costruito da quando già c'era? Vabbè. Cattive notizie. L'Egitto. La sentiamo. Vedi qua. Molto bene. Ci siamo tutti, andiamo. Ok, ne metto 5 qua così proprio a produzione ignorante. E poi andiamo qua invece. E preparo queste unità. Aspetto che passi quest'altra ondata perché è sicuro che sarà un po' più complicata. Spero che ne valga la pena. Qui in attesa. Stavolta che lo so. Ti stavo aspettando. Vengo qui. Via, via, via. Molto bene, quindi mi devo ricordare anche quando costruisco le caserme di non avere il posteriore occupato. Ma che... Oh, che cavolo. I nostri Zerg stanno attaccando il convoglio. Si va in scena. Ma certo. Beh, interessante. Ok, ottimo. Ordini ricevuti. Sicuramente ora il prossimo gruppo. Oh, porca miseria. Questi attaccano a modo da dove capita. Affermativo. Ok. Ricevuto. Quindi devo tenerle sotto controllo, mo. Niente più giochetti. Forse da questo lato. Eccoli. Affare fatto. Ok, gruppo 1. Ora può stare tranquillo. Qui ho porca la miseria, guardate là. Gruppo 2, contrattacco. Molto bene. Certo. Via, via, via. C'è bisogno di me? Ah, gruppo 1. Qui. Eccoli. Ma voi dovete rimanere qua. Ok. Adesso ho bisogno sicuramente di medici a non finire. Spero che ne valga la pena. Ok, eccoli che arrivano altri. E dove meno te l'aspetti? Guardate un po' dove è andato a finire quello. Armato e pronto.
dovrebbero essere arrivati senza problemi. Tutto a posto? Sì. Direi proprio di sì. Quindi, chi è che vuole? Ha intenzione gruppo 1 di... in movimento. Sono necessari altri depositi. Altri depositi, giusto? Non stavo guardando di nuovo. Non posso costruire qui. Sì, che poi. Basta metterci le chiavi. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ma che cacchio. Ti stavo aspettando. Potrebbe essere una cosa molto pericolosa questa, ragazzi. Davvero pericolosa. Sono necessari. Già. Chi è che vuole? Dov'è che fa male? Roger. Ha intenzione. Ti stavo. Facciamo le cose per bene. Ok, appena ci sono tutti. Signore, rilevo scosse sismiche in avvicinamento alla vostra posizione. Penso sia una specie di zerg sotterraneo. Magnifico. È proprio da loro mantenere sempre interessanti le cose. Sarà fatto. Mamma. Spero che non sia la base. Comincio a pensare che sia la base. Sì. Ok, è la base. Troppe unità, onestamente. Spero che ne valga la pena. Un attimo solo, dove potrebbe essere mo questa crisalide? Qui mi manca. Non ho più pallida idea, onestamente. Ho come l'impressione che stia rischiando troppo inutilmente qui. Abbiamo quasi finito. Un altro convoglio sta per partire. Ok. Ti stavo aspettando. Beh, onestamente sto costruendo unità per l'imminente scontro. No, porca la miseria. Questi cosi fanno malissimo. Ce n'è tre. Ce n'è un po' troppi. No, è la base principale questa. È inutile che continui così. È un suicidio. Ok. Molto bene. A quanto pare non è stata l'idea migliore. Vabbè. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Quindi, probabilmente la crisalide non è qui. E dove cacchio può essere? Vorrei trovarla, vorrei completare l'obiettivo bonus. Ok. Il percorso è sicuro? Beh, lo scopriremo. Ricevuto. C'è bisogno di me? Ha intenzione di darmi ordini. E cosa fatta? Armato. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ok. Chi è che vuole prenderle? Accidenti, ecco le che arrivano. Comunque diceva c'era qualcosa che riguardava il biostrato Zerg. Non ho letto il tutorial. Chi è che vabbè. Vuole prenderle? Dovrei essere in grado di leggerlo ordini. Dopo. Beh, speriamo. Concentrato al massimo, eh. No, niente di così problematico. Che saranno mai? Ah, vabbè, sono quei cosi. Quelli che sputano Zergling tutto il tempo. Però ricevuto. Dobbiamo seguire lui. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è da questo capito. Lato. Anche tu per favore. Che ne valga la pena. E anche voi. Ti vai. Stavo aspettando. Veloci. Voglio vedere cosa c'è da questa parte. Signore. Ma da dove stanno passando quei mongoli? Armato e pronto. Beh, mi sa che siete un po' morti. Hai intenzione di darmi ordini? Ci serve una mano qui. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Affare fatto. Garantito. Ok, qua c'è un'altra base. Dove sta quest'ultimo pezzo di crisalide? Accidenti. Hai intenzione di darmi ordini? Via, via, via. Ok. Certo. Un po'. Intesi. Armato. I Zerg sono riusciti a passare. Abbattiamoli. Ti stavo aspettando. No, non è interessato, ok. Non vedo
Capitolo. Dai, voglio trovare l'ultimo pezzo prima che arrivino. Perché qui sembra tutto a posto. Sì, perfettamente a posto. Chi è che vuole prendere? Facciamo le Eccolo. Cose per bene, oh. Ragazzi. Oh! E vai, sì! Grande! Sarà fatto! Non cazzo di pro! Affermativo! Missione compiuta, ragazzi, mi sa questa volta. Sì, sì, missione compiuta. Quello è l'ultimo. Via, decolliamo subito. Porca la miseria, stavo rischiando grosso. Abbiamo perduto la colonna. Ma grazie a lei, la mia gente è salva. Beh, e quei poveracci che stanno morendo lì? RIP. Compiamo missione a livello difficile senza aver riciclato alcuna struttura. Vabbè. Molto bene, ragazzi, anche questa missione è stata completata. Missione dell'evacuazione. Ok, direi che continuerò ancora a registrare, ovviamente, perché veramente mi sto divertendo tantissimo. Non riesco a smettere di giocare, quindi spero che i video vi stiano piacendo fino ad ora. E spero che le mie tattiche non siano poi così terrificanti come possono sembrare. Bene, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. A dopo, ciao ciao!